Ciao a tutti, in questo video andiamo a vedere come si trova il baricentro di un triangolo, ovvero il punto di intersezione delle mediane di un triangolo. Nel piano cartesiano abbiamo una formula molto semplice e simile a quella che abbiamo già visto nel video precedente sul punto medio di un segmento. Anche qui, se supponete di avere 3 voti in matematica, 6, 7 e 8 e volete calcolare la media, cosa fate? 6 più 7 più 8 tutto fratto 3. Anche qui, come potete vedere, se voglio trovare le coordinate del baricentro, per trovare la coordinata x devo sommare le 3x dei punti ABC fratto 3. Per trovare la coordinata y faccio la stessa cosa, cioè vado a sommare le 3 coordinate y e divido per 3. Come sempre partiamo da un esercizio semplice e andiamo a trovare il baricentro di questo triangolo ABC. Quindi la x del punto G si trova sommando le 3 coordinate e dividendo per 3. 1 e meno 1 se ne vanno e quindi la x vale 2 terzi. Allo stesso modo calcolo la y, quindi sommo tutte le coordinate y, 5 più 8 meno 4 che fa 9, diviso 3, 3. Quindi il nostro baricentro ha coordinate 2 terzi e 3 e si scrive così. Come sempre andiamo a vedere un esercizio un pochino più difficile. Questa volta avremo A e B e il baricentro e dobbiamo andare a calcolare C. Quindi questa volta non abbiamo tutti e 3 i punti del triangolo. Come facciamo a trovare C? Per poter risolvere questo esercizio dobbiamo sapere bene le equazioni. Quindi se non ve le ricordate andate a fare un piccolo ripasso, guardate la mia playlist sulle equazioni lineari. In pratica dobbiamo applicare la formula, quindi la x del punto G so che si trova facendo questo calcolo. Ora al posto delle lettere vado a sostituire i numeri, quindi al posto della x di G scrivo meno 2 terzi, al posto della x di A scrivo meno 4, al posto della x di B scrivo 2 e questo lo ricopio, ma invece di scrivere x di C scrivo solo x per semplicità. Ora noto che 3 e 3 li posso mandare via al denominatore, poi sommo meno 4 più 2 fa meno 2. Se porto tutto al primo membro, più 2 si semplifica e fa 0, quindi la x è uguale a 0. Allo stesso modo applichiamo la stessa formula per le y, quindi la y del baricentro so che si trova facendo questo calcolo, vado a scriverlo. Sostituiamo, quindi al posto della y di g scrivo 7 terzi, al posto della y di a scrivo meno 3, al posto della y di b scrivo 7. Questo lo ricopio e scrivo solo y, anche qui 3 e 3 al denominatore posso mandarli via. In un'equazione tutte le volte che trovo una stessa quantità sia al primo che al secondo membro, queste vanno via, quindi più 7 a destra e più 7 a sinistra si semplificano, quindi il meno 3 lo porto di qua, diventa più 3 e quindi abbiamo trovato anche la nostra y. Quindi le coordinate del punto C che stavamo cercando sono 0 e 3 e si scrivono così. Io ti ho guidato fino a qui. Ora che hai visto tutti i passaggi per risolvere questo tipo di esercizi, metti in pratica quello che hai imparato. E ricordati che se ti alleni e fai pratica, poi diventa tutto più semplice. E anche oggi siamo giunti al termine. Com'è andata? Se sei nuovo su questo canale e ancora ti sembra tutto impossibile, tutto difficile, non demordere. Continua a guardare i video, continua a allenarti e scoprirai che alla fine non era poi così difficile come pensavi all'inizio. E magari scoprirai anche che la matematica ti piace. Io sono Monia Tomassini e per chi mi conosce bene il mio motto sa che è questo: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo alla prossima puntata.